è necessario che la virtù morale, etiché arete, si configuri come una medietà, mesotes, relativa a ciascun individuo e che essa concerna il giusto nei piaceri e nei dolori, nelle cose piacevoli e in quelle dolorose. Fine della citazione. La realtà, dunque, è sempre sospesa dal punto di vista di Aristotele tra due possibili eccessi, l'eccesso in grande e l'eccesso in piccolo. E l'uomo virtuoso è quello il quale educa se stesso, secondo ragion pratica, a determinare il giusto mezzo. Qualora fosse prevalente invece l'eccesso, si avrebbe non la virtù, ma l'opposto, il vizio, l'errore e così via. Il capovolgersi della virtù in vizio. Ad esempio, per fare alcuni esempi che sono poi anche quelli addotti da Aristotele stesso, il coraggio è il giusto mezzo fra due eccessi, l'eccesso dell'arditezza, che è un coraggio senza misura, appunto, o la pusillanimità, che è l'assenza di coraggio. Ora, noi potremmo essere indotti a pensare che arditezza e coraggio coincidano e che l'uomo coraggioso sia quello senza paura. Niente affatto, Aristotele è puntuale su questo punto. L'uomo coraggioso è colui il quale ha paura e agisce vincendo la propria paura. Colui il quale non ha paura non è coraggioso, ma è ardimentoso e quindi è nell'eccesso e talvolta può addirittura produrre casi di follia. Aristotele cita due esempi importanti. Il primo, colui che si desse per mare con il mare in tempesta senza alcuna necessità, soltanto per sfidare le procelle che infuriano in mare aperto, sarebbe non coraggioso ma ardimentoso. Allo stesso modo, e forse in maniera ancora più evidente, colui il quale non avesse paura per la sofferenza dei propri cari non sarebbe un coraggioso, ma sarebbe un pazzo, dice Aristotele. Ecco dunque che la virtù, per sua essenza, dice Aristotele, sempre, cito, medietà tra due mali, l'uno secondo l'eccesso, catuperbolen, e l'altro secondo il difetto, catelepsin, punto eccesso e difetto. Potremmo dire l'italiano mantiene questa dicotomia linguistica, no? Il coraggio l'ho già menzionato, si possono poi menzionare molti altri esempi di virtù che Aristotele prende in esame, dove appunto abbina il vizio all'eccesso, il negativo in positivo, e la virtù al giusto mezzo. Dice, cito, l'eccesso e il difetto sono propri del vizio, mentre la medietà è la caratteristica della virtù. Aretes e mesotes, la mesotes, appunto, la medietà è propria della virtù. Usa un altro esempio Aristotele nella sua etica che mi pare importante anche per le sue determinazioni economiche e politiche. Dice testualmente che trovare il giusto mezzo non è certo operazione semplice e agevole, richiede sforzo della ragione. E utilizza per esemplificare la difficoltà della situazione di chi volesse individuare il giusto mezzo, usa l'esempio del medio della circonferenza. Chi vuole trovare il giusto mezzo si trova in una situazione di imbarazzo, di impasse analoga a chi vuole determinare il centro di una circonferenza. Cosa molto difficile, dice Aristotele. Ma al di là della difficoltà, è interessante questo esempio, anche per gli sviluppi che poi nella politica vedremo torneranno di questa metaforica. L'esempio della circonferenza è sintomatico perché segnala chiaramente come il metron e come l'etica che da esso scaturisce siano connessi indisgiungibilmente con il tema dell'uguaglianza e più precisamente potremmo dire con l'eguale distanza dagli eccessi. Nella circonferenza il mezzo è il punto equidistante da tutti gli estremi, è potremmo dire egualmente distante, quindi vi è il principio di uguaglianza ed è al riparo dagli eccessi, dagli estremi, è nel mezzo esatto. Dice Aristotele in termini coerenti, interessante questa definizione che dà dell'uguale, che è una definizione matematica e politico-economica insieme, l'uguale to ison, da cui in italiano l'isonomia e così via, è una sorta di intermedio fra eccesso e difetto, è ciò che dista in modo uguale da ciascuno degli estremi.
Il medio è una sorta di intermedio tra l'eccesso e il difetto. Quindi ancora una volta ritorna questo modus di impostare la questione tutto greco, il distare ugualmente dagli estremi. La circonferenza ancora una volta ritorna con forza nel pensiero greco a simboleggiare qualcosa che ha a che fare inequivocabilmente con l'idea di uguaglianza e di totalità. Si potrebbe qui fare una storia dell'idea di circonferenza e di sfera anche nella grecità, Empedocle, Senofane, Parmenide, fino ad arrivare appunto ad Aristotele.